Sappiamo benissimo che l'esito di questo televoto non è andato genio al trio composto da Manila, Katia e Soleil. Sul web sono spopolati i meme della reazione delle tre al risultato del televoto. Ma nonostante la diffida ricevuta da Katia nelle scorse settimane a proposito delle parole rivolte a Mirjana Trevisan, la soprano continua imperterrita ad avanzare ipotesi sulla sua vita sentimentale insieme a Soleil. Difatti, nelle immagini che vedremo, Katia svilisce ancora i comportamenti di Mariana nei confronti degli uomini e prognostica un nuovo amore tra Mirjana e Barù. Anche Soleil accusa la coinquilina e sul web esplode subito la polemica. Ma adesso che non c'è più, lei è... Quello adesso sta, invece la vedo che si sta avvicinando. Adesso c'è, è un numero. Non so, ma era quello la cosa. Dall'inizio fa così. Sì. Poi sembri cattiva, cioè sembri magari stronzo, tu se dici che lo mamma fa. Mamma mia, speriamo. Non voglio mica essere ripresa per una che chiacchiera, però sono proprio... Non c'è più vino, vero? Difatti, la Ricciarelli era stata diffidata dal parlare ancora di Mirjana. Ma l'ex di Pippo Baudo sembra non aver capito la gravità della situazione. Chissà se Katia verrà ancora avvertita dagli autori in confessionale o addirittura da Alfonso stesso, come già successo in passato. E tu cosa ne pensi? Condividi il risultato del televoto che vede Natalie come preferita?